benvenuti. Oggi è mercoledì 10 aprile 2024. Il sole sorge alle 6.33 e tramonta alle 19.30. La luna sorge alle 7.21 e cala alle 21.54. Oggi è San Terenzio. Il nome Terenzio deriva dall'antico sabino, Terentum, con il significato di delicato, tenero. Potrebbe anche derivare dal latino ed essere legato al nome della città di Taranto. La giornata mondiale dell'omeopatia segna l'anniversario della nascita di Samuel Hahnemann, pioniere della medicina omeopatica. Per commemorare questa giornata, l'Associazione Medica Italiana lancia Stiamo Bene Naturalmente, offrendo check-up gratuiti per promuovere un approccio alla salute che valorizza le difese naturali e sottolinea l'importanza di uno stile di vita sano e di una prevenzione consapevole. Angelina Mango, erede di una grande tradizione musicale, celebra oggi i suoi 23 anni. Dopo aver brillato ad Amici e conquistato il disco d'oro con il suo singolo EP, ha trionfato al Festival di Sanremo con La Noia, guadagnandosi il diritto di rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest. La sua vittoria a Sanremo, la vittoria di una donna tra l'altro che non vinceva dal 2014, le valsa anche i prestigiosi premi Lucio Dalla e Giancarlo Bigazzi. Luca Telese festeggia oggi 54 anni. Ha iniziato la sua carriera giornalistica al Il Messaggero nel 1989, anno della caduta del muro di Berlino, facendosi strada nel mondo del giornalismo. Ha collaborato con importanti testate come Il Foglio e Panorama, fino ad arrivare al Corriere della Sera e Vanity Fair. Dal 2009 è al Fatto Quotidiano. È noto anche per la sua presenza in TV, in programmi come Matrix e In Onda, sulla 7. Nancy Brilli oggi festeggia 60 anni. La sua avventura nel mondo del cinema inizia grazie a Vittoria Squitieri, che la porta a debuttare nel film Claretta nel 1984. Successivamente lavora ancora sotto la regia di Pasquale Squitieri in Naso di Cane. Il suo matrimonio con l'attore Massimo Ghini avviene nel 1987 dopo essersi conosciuti sul set. Nel 1988 Nancy recita in Compagni di scuola di Carlo Verdone e la sua carriera prosegue con ruoli in fiction e film come Ex e Maschi contro femmine. Il 10 aprile 1847 nasceva Joseph Pulitzer, giornalista, editore e politico ungherese. Immigrato negli Stati Uniti, divenne un famoso giornalista ed editore. A sua memoria e per sua volontà è stato istituito un premio, il premio Pulitzer, il più importante nel campo giornalistico, assegnato per la prima volta nel 1917, secondo le volontà lasciate dal giornalista scomparso pochi anni prima. Vi siete mai chiesti cosa rende una canzone un vero e proprio tormentone? La scienza ci dice che melodie orecchiabili, ritmi veloci e sincopati e un buon uso delle ripetizioni sono gli ingredienti segreti che fanno di una canzone un successo indimenticabile. Sia che si tratti di pop o di altri generi, il segreto sta nel creare qualcosa che colpisca e rimanga nella memoria. Buongiorno ai 12. Oggi la luna è in Toro, un luogo zodiacale dove si trova benissimo e non vede l'ora di raggiungere Giove, ma nei primi gradi del suo passaggio del segno in quadratura al misterioso Plutone. Cosa vorrà dire? Vediamolo insieme. Ariete, la prospettiva che avete davanti, che vi dà la luna di vedere emotivamente e chiaramente le cose, vi può far venire qualche sospetto o dubbio sulle scelte da prendere sia in campo economico sia in campo affettivo. Chiaramente, essendo Venere dalla vostra parte, con un po' di fortuna e anche grazie a una persona che vi vuole bene, troverete subito l'inghippo, quindi non lanciatevi subito, aspettate un po', troverete subito la falla di sistema.
Toro, la vostra giornata oggi è allietata dalla presenza della Luna nei vostri gradi, sicuramente, ma sarà molto più gradevole godersela domani quando si concentrerà su Giove, perché adesso, oggi, nei primi gradi, è alle prese con un Plutone che proprio non va d'accordo. Quindi per voi Toro, antiche questioni che si rimestano, qualcosa dal passato, degli ex, o comunque qualcosa di torbido, di non risolto che viene ancora una volta a galla, lo risolverete. Gemelli, la giornata di oggi è una giornata che prevede un po' di caos interiore, proprio perché di base voi state bene con voi stessi, ma è l'ambiente circostante che vi confonde e vi fa sembrare tutto abbastanza caotico. Non siete ancora pienamente soddisfatti dei risultati che volete ottenere, quindi insisterete, ma non disperatevi, è solo un periodo di transizione, Cancro. Per voi invece accettare la transizione planetaria dei passaggi in Ariete è un po' più complicato. Anche se oggi la vostra luna è assolutamente in un luogo zodiacale congeniale, il Toro, ma quadra Plutone. Siete gelosi, avete dei sospetti e forse i non detti vi stanno pesando molto, per cui cercate di essere chiari col partner ed esternare anche le vostre debolezze, se amore capirà. Leone, la giornata di oggi è una giornata che vede sempre il supporto di una bella Venere. La Luna oggi vi disturba e forse probabilmente non vi sentite inseriti e capiti a livello pratico, a livello lavorativo soprattutto. Il lavoro è un campo su cui vorreste che come per magia cambiasse molto, ma per questo ci vorrà del tempo, quindi pazientate ancora un po'. Vergine, la Luna oggi è congeniale di trigono, anche se porta con sé qualche residuo di qualche cosa trascurata. Plutone infatti vi rivela che qualcosa di lasciato troppo al caso bonariamente forse ha bisogno di una revisione ed è nel passato che troverete la risposta per risolvere la problematica del quotidiano. Anche in amore potreste avere la sensazione di volere mangiarvi le mani perché non avete forse dato lo spazio giusto a un sentimento tempo fa. Bilancia, la giornata di oggi è una giornata che prevede una quadratura di Luna e Plutone. Non che la cosa vi tocchi da vicino, ma il vostro Plutone, che è in trigono appunto ai vostri gradi, sembra un po' disturbato da prospettive o da pareri altrui non richiesti. In genere siete sempre molto belli ed eleganti e quindi qualcuno tenta di agganciarsi alla vostra scia. Non fate endorsement, siate invece più simili al vostro elemento e siate liberi come l'aria. Le chiacchiere altrui stanno a zero, il vostro gusto è tutto. Scorpione, una giornata oggi decisamente molto frizzante e interessante, visto che la Luna è in opposizione e vi fa ancora una volta paventare per il futuro in termini pratici ed economici, ma anche nella relazione. A questo come si risolve? Eh beh, Saturno e Marte sono dalla vostra, quindi lottate per avere delle condizioni un pochino più solide al lavoro e anche in famiglia fate capire che c'è bisogno di un vostro spazio un pochino più indipendente e più sicuro. Sagittario, la giornata di oggi prevede la fine dell'appoggio di una luna che finora è stata in trigono, ma questa luna potrebbe darvi delle prospettive altre, ovvero potrebbe far intervenire nella vostra vita un consiglio, un affare, un suggerimento che potrebbe essere risolutivo, quindi ascoltate, oggi è fondamentale. Eppure nei vostri gradi zodiacali si agita qualcosa di incompiuto perché la passione viene sempre rimandata, seppure i vostri sentimenti sono più dolci. E sempre confermati dentro voi stessi. Capricorno, giornata oggi con una luna di trigono. Le stelle avevano predetto che avreste sciolto i dubbi. Plutone però ne aggiunge di nuovi, per cui chiarite alcune cose, magari sì, rimangono domande aperte per altri. Piano piano riuscirete a dipanare la matassa e non siate sospettosi, sono semplicemente delle diversità comunicative tra voi e il partner. Acquario. Tutto bene se non fosse per quella luna che oggi proprio ha deciso di disturbare il vostro Plutone. Quindi non sempre sarete lasciati in pace o con le condizioni ideali perché voi possiate mantenere la concentrazione giusta per fare, come sempre, il vostro ottimo lavoro. Pazientate con gli altri, non tutti hanno la vostra fredda lucidità. E il mondo della vostra ispirazione, però, è bombardato di stimoli che tesaurizzerete e spenderete bene. Amore in crescita. Pesci, la giornata di oggi gode di una luna amica, seppure Plutone
livello comunicativo spinge su una luna di terza casa a darvi fastidio, proprio perché oggi potreste essere disturbati da una parola di troppo detta da qualcuno a cui non avete chiesto un parere. Non innervositevi, siate semplicemente morbidi o, per meglio dire, compassionevoli. A volte gli altri vanno semplicemente non tanto capiti quanto lasciati andare col beneficio del dubbio. Più di 50 anni dallo scioglimento più doloroso della storia della musica. Fu Paul McCartney, il 10 aprile del 1970, ad apporre la parola fine al mito dei Fab Four. Con metodo inusuale, un'auto-intervista realizzata attraverso la sua casa discografica, la Apple, in cui Sir Paul rispondeva ad alcune domande sul suo imminente primo album solista. Piove sul bagnato, lacrime su sangue, sangue su lacrime. È Giovanni Pascoli che scrive per primo l'espressione piove sul bagnato. Nella mente del poeta c'era l'urgenza di esprimere che le disgrazie non vengono mai da sole, ma sono accompagnate da altre. La frase nel tempo è entrata nel linguaggio comune e oggi è usata per indicare anche il suo esatto contrario. Le fortune capitano solo a chi è già fortunato. Come fare per recuperare tutti gli episodi di Almanacco che avete perso? Nessun problema, ci trovate on demand su YouTube sul canale Sicilia Play. Glenn Gould si rivela già da adolescente un talento eccezionale al pianoforte ed entra a far parte dell'Orchestra Sinfonica di Toronto a soli 14 anni. La sua carriera fu caratterizzata da interpretazioni rivoluzionarie, soprattutto delle opere di Bach. Aveva qualche eccentricità, come il canticchiare durante le esibizioni e usare uno sgabello basso, adatto solo ad un bambino. Decise di abbandonare i concerti dal vivo nel 1964, a 32 anni, per dedicarsi alle registrazioni studio, cercando la perfezione. La sua interpretazione del Preludio e Fuga in Do di Bach fu scelta dalla NASA per il disco della Voyager 1 e fu inviata nello spazio. Ci salutiamo con la frase del giorno. Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla. E io non voglio fare nulla per cambiare la certezza che domani, stessa ora e stesso canale, ci ritroveremo per un'altra imperdibile puntata di Almanacco. Buona giornata!